Cutro, giovedì 8 marzo 2012, festa della donna. Siamo qui nella cittadina crotonese di Cutro, alla bottega d'arte di Dorotea Licausi. Una bellissima iniziativa, tele svelate, una mostra di pittura collettiva, vedete, con ben 12 pittrici, tutte al femminile: Teresa Riganello, Liliana Lamanna, Gabriella Frustaci, Luciana Paglia, Teresa Grotteria, Lina Nicoletti, Giovanna Enrico, Franca Prenna, Barbara Palmieri, Dorotea Licausi, padrona di casa, Liliana Martino, Anna Rita Libonati, Monica Arabia. Resterà aperta fino al 31 marzo, quindi dall'8 marzo al 31 marzo, la mattina dalle 9 alle 12, il pomeriggio dalle 16 alle 19.30. Intanto è una mostra inaugurata da qualche quasi un'oretta fa, e vede adesso l'arrivo di alcuni musicisti che stanno alleggiando, mentre vedete danzare la bellissima e bravissima artista a tutta tondo, Dorotea Licausi. Vediamo uno sguardo a alcune di queste tele. Si apre con questo bellissimo dipinto di Luciana Paglia e poi abbiamo un primo dipinto di Dorotea Licausi, Oltre i confini. Non so per quanto riesca ad arrivare la mia voce, una carrellata veloce, chiedo scusa, sui quadri presenti in questa mostra. Guardate quanto è bello questo, Gabriella Frustaci presenta Cuore di mamma. Davvero una composizione, più che un quadro non saprei come definirlo, c'è presente del vetro. Onestamente non so di che materiale sia questo cuore grandioso, appunto, cuore di mamma. E questo invece di Teresa Grotteria, davvero molto bello e fine, quasi sembra una foto per certi versi. Mentre le donzellette, gli artisti continuano a ballare. Salvatore Megna e Daniele Megna, padre e figlio, stanno intrattenendo con la loro musica, mentre ci spostiamo nell'altra stanza con altri dipinti, altri quadri. Guardate quanto è bella questa Brigitte Bardot. Questa nostalgia di Franca Vrenna, la Brigitte Bardot invece di Liliana Lamanna. Guarda quanto è intenso quest'altro quadro, sempre di Dorotea Licausi, sì, del 2009 dovrebbe essere, Dorotea Licausi, Sabina, un azzurro davvero intenso. E questa è carrellata veloce, ci sono anche delle foto, anche questa è davvero molto, molto belle, di Liliana Nicoletti, Spazio Donna.
Beh, sarebbe davvero difficile dire quale quadro è più o meno bello. Guardate che profondità in questi occhi, in questo che è stato messo quasi come divisorio da uno sgabuzzino, ma è molto intenso e bello. E c'è anche il giro tondo qui nella bottega d'arte di Dorotea Licausi in via Roma a Cutro. La musica continua, siamo solo all'inizio, davvero un bel momento per la cittadina crotonese, mentre persone permettendo disegniamo altri quadri. Barbara Palmieri, Voglia d'arte. E in un certo senso volevo concludere il video con questo bellissimo solo tuo, sempre di Dorotea Licausi. Bravo! Tu mi hai vestita, ma non ci siamo e poi devo ricordare la tua vita. E forse una cosa, un'altra cosa bella, oltre i quadri, è lei, Dorotea, davvero una ragazza speciale.